Sono giorni frenetici per gli attivisti di Greenpeace. I fronti sono molteplici e si cerca di moltiplicare le energie. Nella sede vicino via 24 Maggio non c'è particolare trambusto e approfittiamo per cogliere spunti da alcuni responsabili. Far apprezzare alle persone il vero valore delle cose, degli oggetti. Ogni anno organizziamo questa settimana a novembre che facciamo un po' l'anti-Black Friday. Ma sapete che in Italia è subentrata questa cosa, questa americanata. A ruota noi organizziamo una serie di eventi a livello globale che si chiama Make Something Week, cioè la settimana del far qualcosa ma con le mani proprio. E quindi magari ora non lo so se riusciamo a organizzarlo e quanto riusciamo a organizzarlo. Quest'anno la faremo più indirizzata verso cosa puoi fare per ridurre i tuoi consumi, per il clima, le risorse, eccetera. Dovremmo fare qualcosa. E comunque è un format che c'è anche lì delle linee guida, ma poi chi vuole può organizzare i suoi eventi, penso può essere quello che più. L'idea con Sandra e gli amici del comitato un po' era anche di verificare il grado di aderenza della nostra campagna nel quartiere sulla catena del valore sostenibile e plastic free con i punti di vista di Greenpeace. Vi riprendiamo le nostre vecchie sveglie che erano fantastiche, di comprare quelle schifezze da un euro di plastica e facciamo lavorare tutti gli orologiai che riparano, che fanno. Ma è gente che li ha riparati, sì, però c'è un intenditore di terzo, insomma ci sono loro. Infatti a proposito dei pezzi di ricambio c'è tutto un lavoro enorme dietro i pezzi di ricambio degli orologi, proprio perché lì, perché hanno un valore, e dice no, questo chi se ne frega, non c'ha valore, lo butto. Questo è il punto. Per cui dare valore alle cose è una cosa fondamentale. Il mio amico in Africa spaccò la sospensione a gas della moto, tanto mi ruppe le braccia, eccetera. Degli artigiani lì gli hanno risaldato la cosa, gli hanno col compressore ricaricato, che da noi l'hanno buttato via, no, rigenerato, siccome là non c'è, ma questo già tanti anni fa, questo era un pazzo che si è fatto dalla città del Capo fino a Copenaghen. Pronto? Però dice, a questo punto una buca di sabbia, pum. È saltato, è spaccato. E noi una volta in Turchia, proprio una buca terrificante, si è piegato il cercone, ha spaccato la gomma, non so, ha riparato la gomma, ma poi un ragazzino di 12 anni col martelletto ha risistemato il cerchione preciso, che da noi avremmo buttato via il cerchione. Però col martello, facciamo, col martello l'ha risistemato. Poi quando sono tornato in Italia abbiamo fatto controllo, diciamo, perché lì c'è anche dell'attitudine che tu hai, qua nessuno più ripara niente, ma in quei posti lì si ripara sempre tutto. Poi in tutta questa cosa c'è anche un risvolto psicologico, secondo me, perché poi alla fine noi siamo abituati a comprare a nutrirci dell'illusione che quell'acquisto ci dà al momento, no? Ma poi non ci affezioniamo mai all'oggetto, cioè avere il maglione, i dentisti sono dei bambini, questa cosa. I bambini sono patologici. Adesso se gli regali qualcosa è come se non avessi regalato niente. Noi, per noi prima era un tesoro, era una cosa meravigliosa. È l'atto dell'acquisizione che conta, ma poi la fruizione è due minuti e poi. Ma d'altro canto la parola consumo racchiude tutto, cioè noi stiamo consumando il mondo, cioè non c'è niente da fare. È proprio così, non ci abbiamo un piano di origine. No. Quello è il problema più grosso. Non ne possiamo uscire da questa cosa se non cambiamo paradigma. Sì, è proprio lì.